Allora, con questo video ci proponiamo di realizzare il modellino di un tronco di piramide a base quadrata, quindi più o meno abbiamo un disegno del genere, ma che è sezionato da un piano parallelo alla base. Quindi immaginiamo un piano che taglia questa piramide e tagliandola genera una sezione, che è questa più o meno. Quindi noi abbiamo quello che si chiama un tronco di piramide, che è questa parte che è al di sotto del piano pi greco che seziona il solido. Ora la base della piramide è quadrata e avrà un lato L di 5 cm. L'altezza della piramide, disegniamola vista frontalmente, quindi abbiamo una base il cui lato è 5 cm e l'altezza è 10 cm. E se l'altezza è 10 cm, quanto sarà la lunghezza di questo lato? Chiamiamolo L'. E guardiamo questo triangolo. È un triangolo rettangolo. Questo cateto misura la metà di 5, cioè 2,5 cm. E questo altro cateto è di 10 cm. Possiamo determinare allora l'ipotenusa, il modo più semplice, è il teorema di Pitagora. L'ipotenusa, chiamiamolo L', sarà uguale alla radice quadrata del quadrato di questo cateto, quindi 2,5 al quadrato, più il quadrato di quest'altro cateto, quindi 10 al quadrato. Andando a sviluppare i calcoli abbiamo più o meno 10,3 cm, 10 cm e 3 mm. Quindi per realizzare il modellino disegneremo lo sviluppo in piano del tronco di piramide e la piramide la tagliamo orizzontalmente con un piano a 5 cm dalla base. Questa misura è 5 cm. E dunque procediamo. La lunghezza dell'ipotenusa è 10,3 cm. Tagliamo questa faccia a metà della sua altezza, trovando il punto medio dell'altezza stessa.